Shoah, letteralmente tempesta che spazza via, una forza incontrollabile che cancella tutto quello su cui si riversa. Sei milioni di persone uccise con meticolosità durante la Seconda Guerra Mondiale. È la Shoah, che alcuni chiamano anche Olocausto, sacrificio. Così si indica il genocidio del popolo ebraico, lo sterminio etnico progettato dai nazisti con rigore scientifico. Cosa vuol dire? Si calcola tutto, si individuano le persone di una specifica etnia, si studia come trasportarle, come ucciderle e in che modo liberarsi dei corpi. Ma da dove arriva questa ostilità? In tutta Europa, tra 800 e 900, il pregiudizio verso il popolo ebraico diventa aperto razzismo. In Germania e in altri paesi si dice che gli ebrei siano inferiori e pericolosi perché inquinano la razza. La colpa è degli ebrei, scrive nel 1943 Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista. Ma quale colpa? Tutte! La Germania ha perso la Prima Guerra Mondiale? Colpa degli ebrei! C'è crisi economica e disoccupazione? Sempre gli ebrei. La loro eliminazione, dice Hitler, risolverà tutti i problemi dei tedeschi. Odio, discriminazione, bugie. La propaganda nazista riesce a convincere un popolo tedesco stanco e incollerito. Liberarsi del popolo ebraico. Con Hitler al potere, queste parole diventano meno slogan e sempre più realtà. Un esempio? Nel 1935 le leggi di Norimberga stabiliscono che un ebreo non ha sangue tedesco. Anche se continua a essere un cittadino, diventa un cittadino di serie B. Il diritto allo studio, al lavoro, alla sanità, cancellati. Non ci si può neppure sposare senza permesso. Chi riesce a farlo scappa, chi resta è costretto a subire. In pochi hanno la forza di protestare. Oltre alle discriminazioni c'è l'opprimente propaganda antisemita che utilizza film, libri e pubblicità per alimentare l'odio nella società tedesca. Il 9 novembre del 1938 è la notte dei cristalli, la tensione esplode. I più fanatici tra i nazisti entrano nelle case degli ebrei tedeschi, spaccano, picchiano, uccidono. Chi resta viene marchiato con la stella di Davide. Chi protesta va ai lavori forzati, nei campi di concentramento, i lager. Oggi mi trovo in una foto, in un'immagine difficile da commentare. Sono infatti in Polonia, a Varsavia, nel ghetto di Varsavia, il ghetto più grande di tutti. Pensate che lì c'erano concentrati 500.000 ebrei. Che cos'è il ghetto? È un quartiere prigione nel quale uomini, donne, bambini, anziani vivono in condizioni di vita molto difficili, precarie condizioni igieniche, sovraffollamento e difficoltà a reperire combustibile, quindi grande freddo. In un contesto come questo nasce nel 1943 una rivolta, la rivolta del ghetto. I tedeschi però prendono la palla al balzo e prendono questo momento come pretesto per una deportazione di massa. Questo destino, quello di essere deportati nei campi di concentramento e di sterminio, accomunerà tante persone. Tra queste, la famiglia Neier, che è qui alle mie spalle. Di loro si salverà solo il padre, il signor
Abraham Neyer. Lo vedete lì sulla destra di questo piccolo gruppo familiare. Una tragedia che colpirà tanti milioni di persone. La soluzione finale, l'annientamento del popolo ebraico, è un piano che prende corpo mano a mano che la guerra continua. Mentre i nazisti avanzano verso est, l'ordine è quello di uccidere tutti, che siano soldati, civili o partigiani. Ma gli squadroni della morte delle SS, come gli Einsatzgruppen, hanno anche l'ordine di cercare tutti gli ebrei. Questo porta alle prime grandi stragi di massa. A Babi Yar, fuori Kiev, vengono uccisi più di 30.000 ebrei con le armi da fuoco. Immaginatevi 24 ore di esecuzioni continue. Ma è il gas a far diventare realtà la soluzione finale. I proiettili costano caro, le fucilazioni richiedono troppo tempo. Con il gas, invece, si soffocano decine di persone contemporaneamente. Massimo risultato col minimo sforzo. Dal 1942 una rete di ferrovie convoglia milioni di ebrei verso la loro fine. In Germania, in Francia, in Italia, in mezza Europa, i ghetti si svuotano e i treni si riempiono. Non si fermano mai i convogli, mandati a Hitler anche dai suoi alleati e collaboratori. La prima tappa? I campi di raccolta, dove gli ebrei sono concentrati in gran numero. Le destinazioni finali portano nomi che purtroppo conosciamo. Auschwitz, Treblinka, Chełmno. Sono i campi di sterminio, strutture progettate con un solo scopo, quello di raccogliere, uccidere e bruciare milioni di esseri umani. Sul grande cancello d'ingresso c'è scritto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. A differenza di altri campi di sterminio, qui il lavoro diventa illusione di sopravvivenza. È Auschwitz, in Polonia, centro nevralgico della soluzione finale. Agli inabili spetta subito la camera a gas, ai più sfortunati i laboratori medici e gli esperimenti che definire scientifici è semplicemente folle. Chi è abile, invece, lavora in condizioni di schiavitù fino allo sfinimento. Dopodiché viene ucciso e bruciato nei forni crematori. Tutti devono resistere alla fame, alle malattie, alla solitudine, a dormire come scarafaggi, alle violenze sadiche delle SS. Quando il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa entra ad Auschwitz, i tedeschi non ci sono. Al loro posto cataste di cadaveri, fosse comuni, tanfo di morte e spettri di uomini che sembrano scheletri. Prima della fuga i nazisti hanno provato a cancellare tutto. Ma oggi a raccontarci di questa fabbrica della morte ci sono ancora i volti e le memorie dei pochi sopravvissuti, assieme alle fotografie, ai registri e ai disegni dei bambini.